Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Formula 1 2018. Eccoci pronti per il Gran Premio di Monte Carlo. Sono arrivate le componentistiche che stavamo aspettando. Ho fatto un po' di prove libere e quest'oggi sarà molto ma molto difficile, ragazzi. Non migliore so per quale motivo, ma più potere contrattuale avrai. Sì, va bene, ci interessa, signor. Per ottenere il rispetto da parte del paddock. Non... Allora, devi gareggiare in maniera onesta. L'odio per questa signora quando risultati. Si insinua a dire gli stronzate. E le non ci interessa, lo sappiamo dal primo giorno. Ti faranno perdere e basta. Quindi, va bene. Fai attenzione. Possiamo licenziare la signora Emma. Comunque dicevo, non ho cambiato le componentistiche perché Monaco non è un gran premio molto veloce, quindi in linea teorica possiamo sfruttarle anche queste qui. Non so se sia dato da questo il problema o da un assetto che non sono riuscito bene a trovare, ma ho avuto difficoltà anche a completare la maggior parte delle ricerche e sviluppo. Quindi non lo so, sarà... Qua intanto abbiamo migliorato di molto la Ferrari con quelle tre componentistiche arrivate, però... Monte Carlo, ragazzi, non so se... è un tracciato che si addice molto a quest'auto, anche perché poi, come detto, ogni volta dipende anche dall'auto effettivamente come si comporta su determinati tracciati. E Monte Carlo mi sa che non è il suo. Siamo sul circuito di Monaco per una delle più importanti sessioni di qualifica del calendario di Formula 1. Chi potrà aggiungere? Ah, ok, penso che sia finito. Vabbè, comunque proviamo a fare il nostro giro al meglio delle nostre possibilità, perché qui poi a superare non si può superare. Quindi incrociamo le dita, dobbiamo tenere duro. Dai. Non riesco proprio a trovare il feeling giusto quest'oggi qui a Monte Carlo. La vedo durissima. Allora, sessima, siamo veramente a filo, cioè non lo so, avete presente quando non avete quel feeling con l'auto che dite qua o ci schiantiamo o andiamo lentissimi. Diamo un'occhiata alle prime sesta posizione, ci può pure stare, ma Sebastian Vettel. Non lo so, può darsi una questione d'assetto, ho provato a spiccolare, ma qual è il segreto di un passo tanto veloce in qualifica? Allora, dai, facciamo così e via. Pensi che quei problemi siano un cattivo segno per qualifiche e gara? Quale problemi? Ma perché si è scassato qualcosa? Non credo. Ma questi ogni tanto fanno dei commenti random. Grazie lo stesso, ma voi... Non è che ci siano stati guasti o cose varie ed eventuali. Comunque partiremo dalla terza fila e vabbè, cercheremo comunque di fare del nostro meglio. Ora non sarà easy, ma ci si prova. Risultato notevole. Cerca di girare così anche in gara. Ci proviamo. Vai. Poi aspettiamo per i prossimi miglioramenti, magari un po' a livello aerodinamico, non lo so, dobbiamo vedere un po' di sconticini se riusciamo ad accaparrarceli. Sempre se arriviamo alla fine della gara, perché qua effettivamente la vedo male. Una vera corsa su strada, nel senso letterale dell'espressione. Così Mister Monaco, il leggendario Graham Hill, ha descritto questo evento. Le monoposto sono cambiate molto negli ultimi 50 anni, ma si corre ancora su queste strade affacciate sul Mediterraneo. Non c'è vittoria più ambita. Questo è il Gran Premio di Monaco. Olè.
Prima di partire diamo un'occhiata alla griglia dopo le qualifiche. Non di credo ci siano stati. Daniel Ricciardo partirà dalla pole position. Ah no, allora sì. Accanto c'è Sebastian Vettel. Non era Alonso, forse è stato retrocesso, ha cambiato qua. Verstappen, lo scienziato e Ocon, Leclerc, Perez, Hülkenberg e Stoffel Van Dorn. Penso Alonso, di sì. Magnussen, avrà cambiato qualcosa. Strano, perché gli abbiamo lasciato una macchina affidabilissima. Il percorso fino alla prima curva è estremamente breve. Cerca di fare una cosa pulita. Non sarà facile, ma non vogliamo correre alcun rischio. Allora, che Fernando parta dietro è una buona cosa, perché ci stiamo giocando il mondiale con lui. Però poi in gara vediamo un attimino che succede. 6 e 14, calcolando che così probabilmente potrebbe essere un pochino anticipato. 6-14, poi ci potremmo ritrovare magari nel mischione. Quindi eventualmente proviamo invece a fare un azzardo e ci fermiamo all'ottavo giro. Ottavo giro. Proviamo. Per quanto riguarda la benzina sono 20 giri. Facciamo guarda, facciamo più 2, dai. Poi dipende anche un po' dai consumi, in realtà. Facciamo 21,8. E va bene, prontissimi per partire per questo Gran Premio di Monte Carlo. Tra l'altro oggi è iniziato il Mondiale di Formula 1 2019 ufficiale e dovrei avervi postato un video extra di Formula 1. Non so se ve l'ho postato ieri, se ho fatto in tempo ve l'ho postato ieri, andatelo a recuperare, altrimenti magari uscirà oggi più tardi. Comunque controllate sul canale che ci siamo fatti una garetta con le livree, dovremmo garetta con le livree 2019, quindi ad Albert Park. Insomma, date un'occhiata sul canale perché ci dovrebbe essere, se è uscito ieri oppure uscirà più tardi. Dipende come sono riuscito a organizzarmi. Sportellata da parte di Esteban Ocon. Qui alle prime curve che siamo tutti incollati. Cerchiamo di dietro, mi sa che si stanno la sportella male. Spero che non ci siano laghicchiate. Ogni tanto c'è qualcosina, perché è anche un circuito un po' ricco di cose a schermo, quindi cazzo, no, troppissimo. Strano che non ci abbia detto niente, forse perché andate di più piano del normale. Comunque io non sarà facile, perché io poi qua nella ripartenza ho sempre qualche problemino qui sul rettilineo, dove è l'unica parte dove si può superare in linea teorica. Bene, abbiamo energia a sufficienza, passa in modalità sorpasso e provaci. Aspetta, qua la usiamo. Usano un po' di rettilinee magari, perché sennò sì, qua rallenta un pochinino. Nell'ultimo episodio ho visto che in realtà il video era uscito un po' scattoso, ma in game c'era stato qualche piccolo rallentamento, ma forse era un problema di registrazione. Ho provato a cambiare qualche settaggio nella registrazione. Spero che si risolva. Ogni tanto può capitare, ragazzi, poi io me ne accorgo poi quando vado a rivedere il video. Stanno andando a cannone dietro Ocon. Ok, siamo entrati nel terzo giro, da adesso il DRS è disponibile. Cerchiamo di guidare in modo pulito. Poi magari dal prossimo Gran Premio in Canada mettiamo le componentistiche nuove, perché comunque
purtroppo l'usura si inizia a far sentire. Ora, come detto, qui a Monte Carlo dovrebbe essere un po' più limitato il problema. Poi vedremo anche con questa strategia invertita, diciamo, che abbiamo fatto. Dobbiamo migliorare un pochino l'aerodinamica della nostra Ferrari, così magari siamo anche un po' più avvantaggiati in alcune situazioni. Il distacco dalla prima posizione è 4,8 secondi. Ok, non siamo comunque troppo distanti per il momento. Poi, come detto, le ultra soft non so se ce la facciano a fare 8 giri. Ci proviamo, tanto per provare un cambio di strategia, perché onestamente non pensavo riuscissimo a partire così bene, ma soprattutto poi se anticipiamo la sosta, qua è possibile che ci troviamo nel traffico. Quindi è meglio evitare il problema del traffico all'uscita con chi si deve ancora fermare. Rimandandola magari usciamo direttamente nella nostra posizione. Se riesce a guadagnare qualcosina sarebbe meglio ancora. Siamo mai abbastanza vicini a Verstappen da poter utilizzare il DRS. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DRS. No, non la voglio neanche leggere perché sennò mi distraggo. Leggo la mia, sti cazzi. Vai. Attenzione qua, sempre a dare una gommata con quelle posteriori, che era una cosa molto ma molto easy. È capitato diverse volte nelle prove libere che tu prendi la misura con quelle davanti, ma quelle dietro sono più sporcette. Ma perché sto rincoglionito mi parla sempre quando stiamo nella zona? Non arriva il segnale che c'è la galleria. E loro dai box, a telemetria, lo sanno dove siamo. Ok, tutto del circuito. Allora, siamo al quinto giro. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo un tappeto. Dai. Carlo è sempre bel GP, ma molto anche di attesa, nel senso non è che poi, a parte in questo caso che noi comunque non li riusciamo a recuperare, ma anche se le recuperassimo, una parola, superare più una lotta contro te stesso e i muri del circuito. Poi secondo me abbiamo anche, i rapporti potevano essere un po' più corti, visto che l'ottava si mette praticamente mai. Vabbè. No. Dai, che iniziamo a rientrare. Ok. Il distacco dalla vettura davanti è 4,6 Sebastian, che quindi si fermerà al prossimo giro, a questo, al settimo, e noi all'ottavo. Se si ferma all'ottavo mi incazzo. In linea teorica no. Non riusciremo a tenerci a questi giri per molto. Passa alla miscela 2 al più presto. No, per il momento va bene così, però abbiamo consumato un botto di miscela. Di solito quando mettiamo quasi due giri ce la facciamo
in alcune occasioni anche ad arrivare fino alla fine. Oggi arriviamo al massimo a pit stop, forse. Stacco da quella dietro e 1,7 secondi. Devo cercare di aumentarlo un pochino. Sebastian è dai box. Sebastian è rientrato ai box. Sono un po' di hot lap e sorpasso. Ora puoi rientrare ai box. C'è un mix. Dare al meglio delle nostre possibilità questo giro. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 11,0 secondi. Vai. Vediamo dove usciamo dopo il pit. Dietro di te è rientrata per montare gomme ultramorbide. La vettura dietro di te monta gomme ultramorbide. Ok. A posto. Allora, recuperiamo un po' qua. C'è la standard. Vai, vai ora. Ok. Vai, 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 vai. Abbiamo finito, ragazzi, però attenzione che spingere subito, cerca di grande. Abbiamo guadagnato due posizioni su, siamo del primo, eravamo quinti / sesto, non mi ricordo. Ho superato Hamilton e davanti avevamo Verstappen, se non ricordo male, che adesso invece è molto più indietro. Vabbè, concentriamoci, meglio che non mi metto a guardare la minimappa, se no faccio una brutta fine. Intanto qua la benzina sta funzionando comunque tanto e ora tocca resistere, signori, tocca resistere al presumibile assalto di Lewis Hamilton. Di occhio, Ricciardo fa segnare il giro veloce, gira due Red Bull qui, il cannone. Una lotta contro noi stessi. Più concentrati possibile. Distacco dall'auto dietro 1,5 secondi. Vai. A metà gara, quindi. Poi vabbè, non so se vi taglierò qualcosa, è possibile, perché mi sembra che anche Hamilton non si faccia sotto tantissimo qua. Noi Sebastian non lo vediamo neanche, quindi può essere che qualcosina vi taglierò, non lo so. Vedremo. Il distacco dalla vettura che ti precede è 8,0 secondi. Sì, per parlare. Tutto più avanti. L'Hertz lo possiamo sfruttare abbastanza bene. Ricordate che dobbiamo tenere d'occhio la barra bianca più che quella blu, cioè quello che utilizziamo nell'arco del giro, ma va bene. Thank you.
Vamos, vamos. Azzardiamo sempre di più, so che sarebbe un po' da... Non dico alzare il piede perché sennò Hamilton un attimo si mette a recuperarci, però un pochino più attenti, ma poi non c'è sportiveggianza. Non so se avete visto voi la gara Formula 2019, proprio la reale del campionato. Vabbè, io lo dico di no perché lo sto registrando il giorno prima il video, quindi altrimenti sarei un degente e a quel punto andrei di scommesse come se non ci fosse un domani, no? A quel punto, beh. Però come detto vi rimando al video che, se sono riuscito, l'ho postato ieri, altrimenti più tardi magari, che perché ho provato, l'ho registrato direttamente con un altro volante, il G29, visto che molti aspettavano anche un video di prova con il Formula 1 con il G29, allora per cambiare un pochino abbiamo messo le livree del 2019, il giro ad Albert Park, una garetta così. Spero le livree, nel senso che ho ancora registrato, quindi è quello. Parlo al passato perché in linea teorica spero di avervelo postato ieri. Occhio. Bisogna sempre cercare di stare comunque attenti perché vabbè, chiacchierare, perché in questa fase magari come detto non è molto attiva la situazione, quindi chiacchieriamo un pochino, ma chiacchierare toglie parecchia concentrazione in un circuito come questo, potrebbe essere molto pericoloso. Vabbè dai, mi sa che sì, mo' taglio un pochino perché stiamo anche fortunatamente distaccando un po' Hamilton, quindi se no facciamo il giro così random. Dai, ci vediamo più avanti, io intanto mi concentro come se non ci fosse domani. Eccoci pronti ad affrontare l'ultimo giro, abbiamo continuato a guadagnare qualcosina su Lewis Hamilton, anche perché vedete ho potuto rimettere da un po' di giri la miscela grassa, che si era frantumato qualcuno, ho visto un pezzo per terra, avevo rimesso la miscela grassa perché avevamo riguadagnato qualcosina, mentre qui davanti, attenzione, Ricciardo è fuori dalla gara, Ricciardo era primo, quindi balza adesso all'ultimo giro, tra l'altro balza Vettel in prima posizione e... che ha avuto però un ritmo più veloce del nostro, perché quando ci siamo, diciamo, lasciati, il distacco era di 10 secondi, adesso l'ultima volta che me l'ha detto erano 12, quindi Vettel ha continuato a guadagnare su di noi, noi però abbiamo continuato, il distacco da quella dietro è 2,4 secondi. Oddio, più o meno avevamo riguadagnato un po', adesso richiacchierando ripeto, ero arrivato quasi a 3 secondi di vantaggio, ma va benissimo così perché doppietta Ferrari qui a Monte Carlo, anche grazie alla fortuna in questo caso del ritiro. Bravo, di Daniel Ricciardo che era primo all'ultimo giro, si è infrociato forse da qualche parte, c'era un pezzo per terra quindi per forza deve aver sbattuto da qualche parte. Oggi la Ferrari ha dimostrato quanto vale e ha conquistato una splendida vittoria. Pit stop ritardato, questa volta azzeccato. Come ha ottenuto questo risultato?
Penso che la maggior parte del risultato derivi dal temperamento. Ha mantenuto il controllo mentre tutti gli altri lo perdevano, il che gli ha consentito di ottenere il massimo dalla vettura, di massimizzare la strategia e di rimanere fuori dai guai. Ok, noi abbiamo fatto sostanzialmente una gara solitaria. Ed eccoli che salgono sul podio da qualsiasi parte nel mondo. Le bandiere con il cavallino rampante sono ovunque, sugli spalti, e oggi sventolano ancora più forte sul gradino più alto. Ancora una volta c'è la Ferrari. Non abbiamo mai lottato con nessuno, perché all'inizio Verstappen era un po' distante, poi adesso Hamilton non si è, il primo in classifica frena la sua fuga dopo un pesco. Vorrei farti una domanda, Fernando, Luca. Però quinto, secondo dai, da undicesimo del giorno. Direi Fernando Alonso. Oggi ha tenuto un ritmo incredibile e ha messo in atto una strategia escogitata. È ancora primo nel mondiale. Ecco come si Fernando configura il campionato costruttori. Però Ferrari, i punti di vantaggio della Ferrari sugli inseguitori aumentano. E bel lavoro anche per la Force India, che dopo va bene. Andiamo a vedere un pochino. Ottima giornata oggi. Grazie. Cosa ne pensi? Molto bene. Hai passato gli altri con grande facilità. Non ho passato oggi nessuno. Qual era la tua strategia? Facciamo il pacchetto aerodinamico, che dobbiamo migliorarlo un pochino. Hai qualcosa da dire sulle collisioni? Ma quale collisioni? La che era la partenza, che cazzo di gara? Ma che cazzo ne so, questi che gara guardano? Forse beh, quella sia lì. Grazie lo stesso. Alla partenza, vabbè. Non è il carico aerodinamico, alla partenza ci sta una toccatina. E quindi ottima gara, non mi sarei aspettato questo risultato, come vi dicevo, perché non mi trovavo benissimo con l'auto. Poi però abbiamo trovato il nostro ritmo durante il Gran Premio, quindi. E come detto, il pit stop questa volta ritardato ci ha aiutato. Le altre volte magari entrando in anticipo ci può essere utile. In questo caso, visto che a Monte Carlo non si può sorpassare, è meglio non rimanere ingolfati dietro ad altri piloti, ma è meglio uscire poi successivamente nella tua posizione. Intanto stiamo recuperando reputazione sulla McLaren, perché ce ne siamo andati, quindi un po' ottimo saranno lavoro risentiti. Questo weekend è stato bellissimo vederti sul podio. Allora abbiamo un hai centrato l'ultimo obiettivo di squadra. Punti. Ben fatto. Così allora, il team dovrebbe dare una bella spinta allo sviluppo. E anche il prossimo rinnovo del tuo contratto ne beneficerà. 10. Allora, facciamo questi che arrivano tra una settimana, così in Canada siamo sportivi e giuanti. E qua niente, qua ci stanno tutti quelli molto costosi che non possiamo, no, questo ce lo possiamo permettere, però tra 4 settimane è un po' tanto, un po' troppo direi. Magari facciamo questo che arriva tra una settimana e poi facciamo il telaio con calma e circospezione. Dai, facciamo questo, così in Canada già siamo abbastanza sportivi e giuanti. E niente ragazzi, noi allora ci vediamo con il prossimo episodio. Come detto, recuperate o guardate più tardi il video di... Così era una gara in più, se siete appassionati di Formula 1, così un video in più penso vi possa far piacere. E noi ci vediamo alla prossima allora con la nostra Ferrari. Un saluto a tutti da Quel Tale Ale.